oggi ci coccoliamo un po'. Cucineremo dei cookies americani, quindi il classico biscottone americano con le gocce di cioccolato, buonissimo, e poi una pasta super golosa, un po' per svuotare il frigo da tutti quegli ingredienti che possiamo avere e che non riusciamo a smaltire. Non riusciremo a smaltirli neanche noi, se è per quello, però iniziamo subito a fare la spesa. Buongiorno! Buongiorno, cara Rosa, carissimo! Eh beh, certo, oggi qui ho la parte tosta della spesa, eh? Eh sì. Cosa dovete fare? Una pasta super golosa, è già qui. Quindi mi servirà il gorgonzola, la ricotta, le uova e il burro. Spettacolare! Crema. E ci siamo alla grande, Rosa. Buona grazie cucina. Mille, grazie Rosa, ciao Tiberio, ciao Manuel. Ciao. Faride, ciao, ti trovo sempre a sistemare, eccomi qui per un'altra ricetta buonissima. Dimmi tutto. Gocce di cioccolato amaro e secca di vaniglia. Allora, questo è cioccolato fondente, ah, 70%, perfetto. Straordinario. Ottimo, ottimo. Tipo di preparazione. E poi qui abbiamo la vaniglia del Madagascar. Madagascar. Profumata, buona, straordinaria. Mi servirebbero le spiagge e il mare di Madagascar. Le avete? Manca solo dai, 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 che no, sennò poi questo... Ilenia mi sgrida come perché no, faccio tardi. No. Grazie, Faride. Alla ciao. Prossima, ciao. Ciao, alla prossima. Buongiorno, Ilenia. Ciao, ciao Anna. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovati. Esatto, ben ritrovati. Siamo messi in oggi, eh? Un pochino. Comunque, avete notato la pettinatura nei 50 che ci ha fatto Dora oggi? Cioè, è un'opera d'arte, scusami. È un'opera d'arte. Un'opera d'arte. E anche questa volta dovrai fare la puntata girata a cercare qualche baratto. Potrei controllare le fotografie, tipo, no? Vieni qua, che parliamo di qualcosa di okay. Serio. Perché la nostra pettinatura è un po' anni 50, in realtà non è casuale. No, oggi no, perché torniamo un po' indietro nel tempo. Andiamo veramente negli anni 50, però per qualcosa... 51 per la precisa. 1951 è per un evento che ha cambiato molte storie, molte vite, alcune le ha spezzate, altre ha proprio cambiato direzione e insomma ha rotto diversi equilibri, questo evento. Ne parleremo assieme a due amici, di cui uno lo conosciamo bene, ma tra poco andremo finalmente a conoscerli. Finalmente entra in cucina non solo per annusare quello appunto che cuciniamo, perché è il nostro vicino, esatto, di studio, tra l'altro, quindi. Sì, quindi adesso vado a conoscere i miei ospiti, sì. I nostri ospiti. Preparo ti e... prepara che poi cuciniamo. Ok. Ti assaggiamo. Ci vediamo. Ciao. Raccontare una storia, attraverso di questa anche la storia, quella con la S maiuscola, attraverso le storie dei protagonisti, ma attraverso anche un evento che ha toccato la collettività tutta. È quello che è successo grazie a due elementi che si sono intrecciati, curiosità e memoria. Abbiamo con noi il nostro Stefano Pizzarello, cronista di Sette Gold, ormai ti conosciamo, un volto noto, e Annalisa Bruni, che ecco lei che ha scritto il fulcro di una storia che deve essere spiegata, deve essere raccontata, perché fa parte della nostra memoria ed è qui. Langenbahn. Questa parola, Annalisa? È un luogo, una stazione ferroviaria in Stiria, dove è avvenuto l'incidente ferroviario che raccontiamo in questa storia nel 1951, il 25 settembre. Quindi un intreccio di coincidenze, qua vediamo il disastro della puntualità. Che cosa vuol dire il disastro della puntualità, Stefano? Vuol dire la serie di coincidenze che stavi dicendo, sostanzialmente una serie di incredibili situazioni concatenate che hanno portato a un disastro con 20 vittime che potevano essere sicuramente evitate.
Ecco, quindi coincidenze fatali. Questo libro è nato dalla vostra collaborazione, intanto vi verso un po' grazie. Di caffè, che non guasta mai a quest'ora. Grazie. È nato dalla vostra collaborazione, voi vi siete conosciuti quasi per caso, anche questo è molto fatalistico in un certo senso, no? Anche qui il destino sembra averci messo il suo zampino. Colpa, no? Degli amici, potremmo dire, Annalisa. O merito degli amici. Beh, lo citiamo, Alberto Tosofei. Vanno storico sempre citati, scrittore. Gli amici che hanno fatto qualcosa di buono, eh? Grazie. E perché voi siete incontrati quasi per caso, tu stavi ricostruendo un po' quella che era la storia, la cronaca, ovviamente il tuo lavoro ti porta a fare questo, di questo incidente a Langenbach. E lei aveva già comunque scritto la storia dei suoi nonni, giusto? Di quello che era successo. Sì, sveliamo questo piccolo segreto, sì. La curiosità è nata proprio dal desiderio di capire che cosa era veramente successo, perché non se ne parlava in casa. E quindi ho fatto una ricerca sui giornali, le fonti d'epoca, e ho capito e ho scoperto moltissime cose interessanti, e allora ho pensato che era il caso di raccontarla questa storia, perché poteva interessare non solo a me, ma a tante altre persone. È un pezzo del puzzle che fa della storia la nostra storia, e questo è giusto dirlo, è la loro prima apparizione televisiva, quindi noi siamo contenti di ospitarli in cucina. Non perché di più. Tra un po' dovrete cucinare, quindi dovrete mostrarvi ai fornelli. Come siete? Ti piace cucinare? Cucini? Sì, non sono proprio bravissima, ma me la cavo, dai, diciamo. Me la cavo. Mi piace, anche se mi piace più assaggiare. Quello sì. Ci sarà forse occasione anche di fare questo, io trovo sempre il modo, quindi insomma. Allora adesso ci gustiamo il nostro caffè, ci prendiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo qui per scavare nella storia, nella nostra storia. Venite, carissima Annalisa, caro Stefano, eccoci in cucina. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, piacere. Grazie dell'ospitalità. Buongiorno. Buongiorno, Stefano. Piacere, non l'ho mai vista. Ma è vero? No, beh, forse guarda sì. Cosa ti ha portato. Bellissimo. Questo è il loro libro, la loro creatura. Questo. La loro creatura. Noi facciamo cronaca subito, perché c'è la piastra. No, ma l'arancione. Tieni, questo per te. Grazie. Ti aiuto. Grazie. Adesso sistemiamo anche appoggio il microfono. Qui intanto. Annalisa, eccoci qui. Sembra la vestizione, no? Sì. Cioè, sembra proprio un rito. Scusami, ma ti aggiusto un po' il microfono, perché grazie. Sennò poi gli operatori ci uccidono, giustamente. Eccoci qua. Allora. Sì. Prego, vieni qui. Cosa, vedo che ci sono gli ingredienti qui. Allora, è un biscottino consolatorio anche durante, per esempio, di accompagnamento nella lettura di un buon libro. Giusto. Ok, un calicetto di vino rosso, quelli da meditazione, un biscottino. E faremo appunto i cookies americani con la ricetta, quella proprio originale americana. Se volete prendere nota, intanto dico quattro ingredienti. Per i cookies americani ci occorrono 260 g di farina 00, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio ad uso alimentare, mezzo cucchiaino di sale fino, 170 g di burro morbido, 220 g di zucchero di canna, 100 g di zucchero bianco, un cucchiaino di semi di una stecca di vaniglia, un uovo intero medio, un tuorlo d'uovo medio e 300 g di gocce di cioccolato nero amaro. Buoni cookies americani. Non proprio ti senti buoni. Un po' intimorito in mezzo a tutte queste donne? Un po'. È anche limitativo. Ma no, comunque saremo brave. Sì, ma poi comunque, ragazzi, con le parole voi ci sapete fare e l'abbiamo capito. Adesso dobbiamo vedere come ve la cavate in cucina. Sarà quindi difficile. Il punto è quello. Allora, iniziamo subito. Sono semplicissimi da fare, perché in tutto questo ci verrà in aiuto naturalmente la nostra amica planetaria. Una cosa che chiedo adesso, chi si offre volontario di andarmi a sbattere un po' le uova? Quindi un uovo in tutti e due. Specialista. Uno tiene la ciotolina e l'altro la forchetta. Perfetto. Specialista. Sì. Dai, allora, vedere. C'è un uovo intero più un tuorlo. Sempre, comunque, quando si parla di uova in pasticceria, si considerano bene o male uova medie, altrimenti diversamente specificato, appunto, o grandi o piccole. Comincio. Sì, permesso.
Allora, noi invece abbiamo bisogno di togliere i semini dalla stecca di vaniglia, che è quella appunto che ci servirà per profumare maggiormente i biscotti. Naturalmente evitate, possibilmente, se proprio non riuscite, la vaniglia chimica, perché appunto va a alterare il sapore, quindi una stecca di vaniglia così è più che sufficiente e ci va a profumare, a meno che non avete appunto l'essenza o l'estratto. È un profumo fantastico. Poi tu ci hai insegnato anche come si fa estrarre. Esatto, mai fatto? No. Allora, scusami, prendiamo intanto un coltello. Tutorial stecca mi di vaniglia. Fai intanto a pezzettini e io ti faccio vedere. Li faccio allora, qua dentro, non qui? Sì, qui. Ok. Allora, basterà inciderla in questo modo. Seguendolo, lei si apre e all'interno c'è tutta la parte quella più buona. Basterà semplicemente fare in questo modo, lei si apre e ci svela appunto tutto il sapore. Okay. Questo, come dico sempre, mi raccomando, non buttatela via, ma ci servirà per andare a profumare per esempio lo zucchero o perché no anche il sale. Il sale alla vaniglia, soprattutto nei dolci, è ottimo. Quindi ho sempre sbagliato, perché ho sempre usato quella chimica. Errore gravissimo perlomeno, perché insomma si sente il chimico. Allora vado a metterlo qui. Quindi tu adesso nella planetaria cosa metti? Allora metterò il burro e i due zuccheri. Ok, zucchero integrale di canna e zucchero appunto raffinato semolato. Perfetto. Insieme alla vaniglia. E andremo a montare i due zuccheri con il burro. Vedi? Ecco, dimmi se va bene e così. E poi voi a posto. Voi potete parlare adesso. Benissimo. Allora noi intanto iniziamo un attimino a capire qualcosa di più di questo Langenbach. Abbiamo accennato qualcosa, ma però venite fin qua, ragazzi, perché vedo un po' timorosi, non vi avvicinate alla cucina, non si capisce perché. È un ambiente nuovo per me. Abbiamo accennato prima brevemente questo disastro della puntualità, ma cosa c'entra la puntualità in tutto questo? Raccontiamo bene la vicenda, quindi Stefano, adesso mi servi tu, mi serve il cronista. Mi serve il cronista. In qualche modo. Innanzitutto ambientiamola, 25 settembre 1951, c'è un treno che torna dall'Austria, questo treno porta una comitiva di ferrovieri italiani e delle loro famiglie che hanno appena compiuto un viaggio, appunto, come dopo lavoro, una gita sostanzialmente. Quanti ferrovieri ci sono? Ci sono una cinquantina complessiva di italiani, e in un vagone in particolare però ce ne sono, in questo vagone, una quarantina. E sono ferrovieri dei compartimenti di Venezia e di Ancona, in particolare quello più la comitiva più ampia, e che ha appena compiuto questo viaggio, questa gita, per risposta sostanzialmente a una ospitata di qualche settimana prima ai loro colleghi austriaci. Intanto vediamo, abbiamo visto quello che è un po' il trailer, no? Esatto, il... l'ambiente, insomma, questo è purtroppo anche le tragiche immagini. Quello, perché l'incidente appunto avviene in questo viaggio di ritorno ed è un disastro della puntualità, diciamolo. Sostanzialmente si scontra questo treno, dove c'è appunto il vagone degli italiani, con un treno merci in manovra nella stazione di Langenbach. La puntualità è legata al fatto che è un periodo nell'immediato dopoguerra. Quindi diciamo che la zona era ancora suddivisa in quattro settori. C'era la parte, diciamo, dell'Unione Sovietica e la parte invece anche degli alleati. Esatto. In particolare nel posto di blocco dei russi, sul passo dello Semmering, quindi a circa 20 km dal luogo dell'incidente, è il posto di blocco dove sostanzialmente si perde più tempo, mediamente un'ora per ogni viaggio. Quella sera però i ferrovieri austriaci volevano in qualche modo far bella figura con i loro colleghi italiani. E allora hanno sostanzialmente corso un po' di più, il controllo è durato un po' di meno, il treno ha corso un po' di più, e in qualche modo ha sballato quello che era, il puntuale ritardo, hai detto giustamente. Incredibile. Ecco hai capito, perché questo è il senso del disastro della puntualità. Un attimo, vi interrompo per vedere cosa... Ho semplicemente aggiunto l'uovo, l'uovo intero e il tuorlo leggermente sbattuto, giusto per romperlo, e l'ho amalgamato ai due zuccheri e al burro già montato. Okay. Adesso vado ad abbassare e piano piano vado a incorporare la farina, alla quale ho incorporato anche il bicarbonato, che ci servirà in un certo senso per renderlo quasi lievitato, quindi va a sostituire la parte di lievito, e un pizzico di sale, mezzo cucchiaino. Insomma, alla fine
noi dobbiamo solo amalgamare, ci prepariamo gli ingredienti e poi amalgamiamo tutto, giusto? Esattamente, poi la cosa bella sarà appunto disporre i biscotti sulla teglia, perché viene fatto in maniera abbastanza scialla, come si dice adesso. Quindi è velocissimo. Velocissimo. Molto rapida. Mm-hmm. E qua abbiamo messo anche le gocce, giusto? Perfetto. Bravissima. Mamma mia. Io lo mangerei anche crudo questo. Non dirlo a me. Oh no? Sai che io per i dolci. Voi siete golosi, vi piacciono più dolci, salato? Sì. Dolce e salato, ma il dolce in particolare. Vedi? Diciamo allora, che prima il salato, poi il dolce. Sì, insomma, dai. Giusto per non farci mancare nulla. Allora, adesso, e questo è un lavoro che si può fare tranquillamente sia con i bambini, ma tranquillamente anche con gli adulti, visto che ci siamo, due cucchiaini a testa e andiamo a comporre i biscotti, perché non servirà assolutamente andare appunto a stendere la pasta, l'impasto o addirittura mattarello, stampini, ma semplicemente con due cucchiaini faremo queste simili palline. No, no, per te è questo. Tutti e due, caro. Tutti e due. Cercheremo di andare leggermente a compattare e va adagiato in questo modo. Poi loro in cottura naturalmente si adageranno e avranno la classica consistenza e presenza del cookies. Io naturalmente adesso ho saltato la parte fondamentale del riposo in frigorifero. Questo ci permetterà di riportare allo stato solido il burro e quindi a renderli un po' più croccanti. I tempi sono questi. Noi li mangiamo anche se non sono troppo croccanti, sai, non c'è nessun problema, Elenia. Non ti preoccupare. Ci mangiamo l'impasto crudo. Cioè, ci siamo. Possiamo anche mangiarli un po' meno croccanti. Ecco, vi è la vostra placca e cominciamo. Ecco. Questa è la nostra. Dopodiché 15 minuti poi vedremo in forno a 170 gradi, sempre forno preriscaldato. Non metteteli troppo attaccati, mi raccomando, perché altrimenti ce li ritroviamo che quando vanno in cottura sì, si adagiano. Quindi deve essere una pallina. Sì, esattamente. Cerchiamo. Troppo piccolo? Di... No, va bene. Così va bene? Perfetto. Tenete conto che poi si adagia, quindi calcolate bene gli spazi. Forse esatto. Questa è la cosa. Come... Ma quanto si adagia? Ah, così. Oddio, beh, i cookies sono un po' fiati, pensavo che li spiaccicassi un po' così con i cucchiai. Si adagiano loro. Da soli. Da soli. Senti che termini, così li spiaccica. La cosa importante, come sempre, per ogni tipo di biscotto è di cuocerli in forno in questo modo, cioè lasciando la zona appunto areata per far passare il calore in maniera omogenea. Hai capito? Non lo sapevo che c'era la tecnica anche per la cottura. Va bene così? Distanti? Sì, un po' di più. Sì. Allora li spostiamo. Comunque, ritornando un po' sul luogo dell'evento. Questo comunque è il disastro della manualità, non della puntualità. Non è vero. Senti, tu come sei venuto a conoscenza di questo evento? Perché diciamo che qui è trascorso qualche anno, non è l'evento di cronaca, il fatto di cronaca su cui tu lavori ogni giorno, lavori sul pezzo e lavori sulla notizia. Questa è una notizia datata. Datata, e soprattutto poi con anche pochi spunti, non con effettivamente articoli completi o altre cose. È stata una ricerca abbastanza lunga. La mia è stata in rete soprattutto, quindi cercando inizialmente un incidente venuto nel 1951. Ma com'è che sei proprio venuto a conoscenza di quell'incidente? Da una foto in un libro. Mi ha incuriosito che in quel libro che stavo guardando, che era un libro su un giornalista storico veneziano, Gibo Bonzio, ci fosse una serie di sue avventure, diciamo, passate, tra cui una foto che indicava soltanto un funerale solenne in Piazza Ferretto a Mestre nel 51. Mi sono chiesto: ma cosa è successo? Che cosa è successo? E da quel punto sono risalito alla storia che invece Annalisa conosceva molto meglio. Perché? Perfetto. Andiamo in forno? Mm-hmm. Sì? No, ma ci bastava. Non dovevo. E allora, mentre i nostri cookies cuociono, io non vedo l'ora di mangiarli. Questo lo metto per inciso. Ma sai che andiamo così, invece a. Non loro perché. Vedi? Ah. Andiamo subito a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Oggi nel nostro salottino delle eccellenze parliamo davvero di un'eccellenza che non può mancare sulle nostre tavole. D'altronde c'è
veramente da migliaia di anni. Stiamo parlando del formaggio. E con noi c'è Carlo Piccoli, che è un maestro, diciamo, nell'arte dei formaggi della latteria Perenzin. Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno. E ben ritrovato a Due Chiacchiere in Cucina. Grazie. Sento un profumo, qui ci hai portato dei formaggi speciali, perché? Beh, abbiamo del capra, che è stato affinato in questo caso in due maniere diverse. È un capra prodotto fra l'altro con latte biologico delle montagne bellunesi. È affinato con olio e pepe, quello sotto. Quello sopra è affinato invece con del fieno, sempre biologico. E il profumo ovviamente è dato dal formaggio caprino, che però comunque è molto dolce. Non si deve pensare più a un formaggio di capra che sa di capra animale, perché oggi gli allevamenti sono molto puliti, quindi il formaggio sa da latte di capra, è una cosa diversa. Tra l'altro il latte di capra oggi è molto apprezzato perché è più digeribile. Esatto. Dobbiamo pensare che gli animali come la capra, la pecora, sono animali molto antichi nella storia dell'uomo, quindi i primi latti, yogurt e anche formaggi sono stati quelli di capra e di pecora. Infatti il formaggio nasce comunque nell'antica Grecia, quindi si parla davvero di 2000 anni fa. Di più, molto di più. Mondo arabo, quindi nel mondo arabo dobbiamo parlare di Mesopotamia e quindi di tracce anche di 5-6.000 anni prima. Hai capito? Sì. Quindi il formaggio nella nostra alimentazione è importante e voi come latteria Perenzin però avete anche dell'eccellenza, noi qua parliamo di eccellenza, ci piace far conoscere delle belle storie a chi ci segue a casa, perché voi insegnate anche a fare il formaggio. Sì, avendo molta esperienza su tutti i tipi di latte, sia sui formaggi freschi che stagionati che affinati, abbiamo deciso 4 anni fa di trasferire queste nostre conoscenze tramite dei corsi che durano una settimana intera, a trasferirle a persone che vogliono intraprendere l'attività casearia presso la propria azienda. Ma persone... Beh, viene gente di vario tipo. Allora, il 60% sono aziende agricole che hanno già allevamento o stanno già producendo formaggi o hanno intenzione di produrli. Un 20% sono caseifici già esistenti che vogliono fare dei formaggi nuovi nel loro caseificio. E un 20% sono persone che vogliono cambiare vita. Persone che vogliono cambiare vita. Magari sì, sì, con la crisi che c'è stata, esatto, insomma, imparo a fare un mestiere. Un ritorno alla terra. Dove siete voi? Insomma, in provincia di Treviso. Treviso. Ci sta facendo un pensierino. Magari sì. No, imparare a fare un mestiere comunque è basilare, però diciamo negli ultimi anni si è un po' persa la bussola. Ma la vedo bussola. Che le persone si appassionano molto. Quando mettono le mani e trasformano per la prima volta una caldaia di latte, lì nasce la passione e allora da lì in poi vanno da soli quasi. Ecco, mi puoi spiegare come si fa a fare un formaggio? Nel senso proprio l'ABC. Beh, è molto semplice, il latte va portato a una temperatura di coagulazione che poi non è altro che la temperatura a cui nasce il latte, 37 gradi più o meno, grado più, grado meno. Si usano dei fermenti lattici che pilotano l'acidificazione, si usa il caglio che non è altro che quell'enzima che nello stomaco dei vitelli serve per digerire il latte e si forma la coagulazione, si forma un coagulo che viene poi tagliato, si riscalda, si fa asciugare, ecco che abbiamo poi delle consistenze diverse e vari tipi di formaggio. Poi c'è tutta la parte di stagionatura e infine di affinamento. È incredibile, tra l'altro io so che voi non trattate solo il formaggio naturalmente di vacca ma anche di capra e anche di bufala. E di bufala, perché di bufala? Di bufala perché nel territorio veneto sono nati più allevamenti di bufala e quindi siamo diventati tra i maggiori esperti di trasformazione di latte di bufala in formaggio, perché al sud sono maestri nella mozzarella, ma come formaggio siamo un po' ora, siamo più forti noi. Hai capito, quindi, facciamo concorrenza al sud. Sì, 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 facciamo anche consulenza al sud perché loro imparino a fare i formaggi di bufala. E allora Carlo, io ti ringrazio per questa lezione sul formaggio, adesso ci rivediamo in cucina. Ed eccoci qui con i nostri cookies americani, che profumino e che belli che sono. Vero? Hai fatto un lavoro meraviglioso, eh? Sì. Per i sommelier penso che un piattino così possa bastare. E per noi? Noi abbiamo un piattino un po' piccolo. Più grande. Sì, ma perché noi dobbiamo dividercelo? Siamo tanti. Sì, siamo tanti. Allora ne mettiamo 3. A sommelier? Sì, è più che sufficiente. Più che sufficiente. Sì, uno piccolino magari.
Non ci va lo zucchero a velo? No. No, nel cookies no. E quindi va servito così, ecco, con un buon libro. Giusto, da leggere. Esatto. Il segreto, quando si tolgono dal forno, se si appiccicano, perché poi alla fine magari qualcosa si appiccica, è con il coltello. No, abbiamo fatto come la fa... Non dovevamo dirlo, però. No, è un segreto, perché allora sono magari si attaccano un po'. E li stacchiamo perché sono ancora morbidi e poi loro si solidificano. Quindi non oltrepassate i tempi di cottura dei 15 minuti perché altrimenti diventano immangiabili. Esatto. Addirittura. E allora chissà che vino abbinerà il nostro sommelier a questo punto. Ma... interessante. Grazie Ilenia, grazie Anna per questi splendidi biscotti americani per i quali abbiamo cercato una eccellenza nel nostro nord-est, una piccola realtà che però esprime un vino di altissima qualità. È il Piccolit, un vino che soffre di una malattia genetica per cui la produzione è bassissima, ma di quel poco che se ne produce a livelli altissimi. Già nel bicchiere si vede come sia oro liquido, come si muove. Al naso le note mielate, che si uniscono a note di fragranza di fiore di ginestra, sono così ampie, così avvolgenti, che ti innamori subito di questo vino. Un vino che ha fatto la storia di questo territorio, pur essendo una piccola realtà, il suo nome è diventato subito famoso nel mondo. Fra i papi, fra i grandi imperatori, è stato da sempre uno dei vini più ricercati del nostro territorio. In bocca è avvolgente, morbido, fragrante, di un equilibrio incredibile. Quindi un abbinamento decisamente sul territorio, con un prodotto di grande importanza, forse anche un po' troppo importante per questi biscotti, ma preferiamo dare dei messaggi così importanti, anche per ringraziare chi ci ospita in questa grande opportunità per la nostra associazione. Benvenuti all'angolo dedicato all'educazione alimentare, con noi il nostro medico di fiducia Stefano Realdon, gastroenterologo, buongiorno. Ciao. E ben ritrovato. L'ultima volta avevamo parlato di pane, di pasta, di pizza e quindi di farine. Oggi parliamo di cereali, che cosa sono? I cereali, diciamo in senso generale, sono semi di piante diciamo della famiglia delle graminacee, che in realtà hanno costituito la base dell'alimentazione l'umanità, insomma. Noi conosciamo soprattutto il frumento come cereale, diciamo, esatto, tipico, ma in realtà sì, ne esistono tanti altri: l'orzo, il farro, il miglio, che non è quello che si dà solo ai canarini. No, insomma, vero, lo possiamo mangiare anche noi. Bisogna che lo mangiamo anche noi, perché in realtà ha tante proprietà. E, diciamo, i cereali sono sempre stati mangiati dall'umanità, a seconda della geografia o delle abitudini, poteva essere mangiato di più un cereale rispetto all'altro. Ma la cosa che un po' più distingue quello che si faceva una volta rispetto a quello che si fa oggi è la raffinazione dei cereali. La raffinazione. Nel senso che una volta si tendeva a mangiare molto di più il germe intero, diciamo, il cereale intero, mentre con l'industrializzazione, un po' con una serie di cose, soprattutto sia per la facilità, diciamo, di cucinare questi cereali anche per la conservazione, si è andati sempre via a mangiare farine molto raffinate. E questo non va bene? Questo non va bene, questo va bene sotto alcuni aspetti, facilita la cucina per certi versi, però come tutte le cose l'eccesso è il problema. E per certi versi noi, soprattutto con alcuni cereali, dovremmo riscoprire il fatto di mangiarli interi. Per quanto più possibile, perché in realtà se noi mangiamo il cereale intero abbiamo tutte le qualità del cereale. Vedi? Quindi anche le fibre, magari dico una cavolata, no? Certo, abbiamo le fibre, abbiamo vitamine, abbiamo tutta una serie di cose che in realtà nel processo di raffinazione tende a perdersi. E questo è un problema. Dopodiché l'altro aspetto è che noi, il cereale per noi è la pasta, appunto, diciamo il frumento, che poi sia il grano duro, il grano tenero, sono quelli che noi utilizziamo, che vanno benissimo soprattutto il grano duro, il grano tenero integrale. Però c'è un mondo di altri cereali da scoprire, che
che noi conosciamo poco. Cioè, conosciamo solo quelli della mattina, no? Conosciamo quelli della mattina, veramente. Spesso non sappiamo cosa c'è dentro, in realtà, ma ne esiste un mondo di cereali. Perché, per esempio, un cereale che è il riso. È vero, è vero. Però sul riso c'era anche lì un discorso da fare, nel senso che noi siamo abituati a mangiare il riso bianco. Allora, sai cosa ti dico, caro Stefano? Che parliamo un'altra che volta. Che ne parliamo un'altra volta, perché adesso filo in cucina. Grazie. Eccoci tornati alla nostra cucina, quindi Ilenia, che cosa? Quindi adesso facciamo un primo piatto leggero, dietetico, adatto soprattutto per una dieta povera, e faremo una pasta con gorgonzola e salsiccia. Cioè proprio una, però per dare un tocco appunto calorico mettiamo anche due noci. Giusto. Un piatto per cardiopatici. Sì, per quelle persone che sono inappetenti un po', no? Quindi vediamo cosa ci occorre, dai. Per la nostra pasta super golosa ci occorrono 450 g di pennetto o altri formati di pasta a vostro piacere, purché corti, 4 salsicce, 180 g di gorgonzola, 40 g di ricotta, una manciata di noci tritate e una cipolla. Ma insomma, veramente una pasta leggera, eh. Tesoro, ti faccio presente che ci sono anche 40 grammi di ricotta. Ah beh, allora... Quindi è leggera. È leggera. Ok. Poi vedo che ce n'è una piccolissima quantità da preparare. Poca. Qui abbiamo, non dico esagerato perché poi dobbiamo dar da mangiare a tutte queste persone che abbiamo dietro, esatto, le nostre telecamere. E a parte una persona che è il classico rompiscatole che vuole la pasta in bianco. No caso. Vabbè, dai, allora. Vero, Gigi? Un giorno capirete. Allora, subito al lavoro, poi cominciate a parlare. Sì. Allora, uno a caso va a sgranare la salsiccia. Lui, okay, ok, quindi manteniamo solamente appunto la polpa interna e il budello naturalmente va scartato. Il chirurgo si lava le mani. Bravissimo. Ma che bravo. E tritare le noci, naturalmente le noci vanno tritate a coltello, non mai con il frullatore, perché altrimenti la lama le surriscalda ed esce tutta la parte appunto di olio e quindi fa un pastone unico. Vanno sgranate, cioè le noci, diciamo, pezzi abbastanza grossi oppure piccole? Allora, non eccessivamente fini come una farina, come la farina di mandorle, però comunque che siano pezzettini che poi non ci vadano a invadere la bocca, okay, appunto come quantità. Comincia pure Stefano. E io vado a tritarmi la mia cipolla, la mia amata cipolla. Allora, Annalisa, adesso tocca a te. No, le facciamo tutte, ah, però sì, le facciamo un po' alla volta. Adesso tocca a te, cara Annalisa, perché sì, abbiamo parlato della parte giornalistica, mm-hmm, e adesso con Stefano, naturalmente, con il nostro Stefano Pittarello, e adesso però vorrei parlare di quello che è un po' il cuore di questo libro, di questo Lagenbang, il disastro della puntualità, uscito appunto prima dell'estate, perché in coincidenza con l'estate, appunto si trova, lo ricordiamo, nelle librerie, non l'abbiamo detto, soprattutto nel circuito Feltrinelli, si diceva, no? Sì, edito da Cleup. Ecco. Forse non l'abbiamo detto, esatto, questo ancora. Edito da Cleup. Quindi sì, la tua è un po' invece una storia, giusto? È un racconto. Un racconto. Quindi sono praticamente le stesse notizie, informazioni che Stefano ha sviluppato e approfondito appunto come cronaca, raccontate prendendo il punto di vista di due di questi viaggiatori che partono da Chirignago a Mestre, si aggiungono alla comitiva, anche con qualche difficoltà all'inizio perché avrebbero potuto non partire. Si tratta di due coniugi maturi, 59 anni lui, Giuseppe, e 46 lei, Luigia, hanno figli grandi, meno uno, Pietro, che doveva partire insieme ai genitori, ma si ammala di scarlattina proprio pochi giorni prima della partenza. Questo bambino, quanti anni aveva? 10. Il bambino? 10 anni, ammalato di scarlattina, non può partire. E quindi Luigia è tentata di restare a casa perché non sa a chi affidarlo. La convincono ad affidarlo alla nuora, anche se lei non è molto convinta perché non è molto affidabile, secondo lei. Sai com'è tra nuora, suocera, sono sempre queste dinamiche. E insomma parte. Alla fine parte. E questo bambino si salverà per questa ragione, pensa, perché resta a casa malato. Renditi conto a volte il destino, cioè in questo caso nella scarlattina.
Poi magari un giorno ci si buca la ruota della macchina e si pensa alla sfortuna, magari questo impedimento questo impedimento certo. Ci evita di andare incontro a qualcosa di peggio. Ma comunque questi due coniugi, che insomma lo vogliamo dire, questi due coniugi chi erano per te? Beh sì, erano i miei nonni. È una storia di famiglia che però in famiglia non si è mai raccontata. È un po' un tabù, è sempre stato un po' un tabù. Sai, non si parla mai volentieri di quello che si è vissuto in modo tragico, esatto. Sapevo che erano morti in un incidente, ma non sapevo nulla delle dinamiche, dei dettagli, non sapevo neanche se fosse successo all'andata o al ritorno. E quando sei venuta a saperne di più? Cioè, come ti è scattata la molla per indagare, per andare a fondo della storia? Beh, scrivendo e raccontando storie, naturalmente cerco sempre degli spunti. Ho avuto l'occasione qualche anno fa, perché alla Querini hanno organizzato, guarda un po' anche la cucina, raccontami una storia a cena. Vedi? Alla fine la cucina è sempre... Esatto, tutto torna. Lo dico sempre. E ci doveva essere un vincolo, raccontare qualcosa che avesse a che fare con Venezia. E allora, siccome c'erano tre vittime veneziane in questo incidente che ha coinvolto anche molti anconetani, ho detto, beh, la raccontiamo. Ho cercato i documenti, ho cercato i giornali dell'epoca, ho trovato anche delle riviste, e un po' per tutto quello che ha già detto Stefano, mi è sembrata una storia interessante che poteva così essere piacevole anche per un lettore che non fosse coinvolto a livello personale. No, ma sai cosa? Il bello è che noi sentiamo parlare di tanti... disastri, tanti incidenti che sono accaduti nel mondo e che hanno coinvolto gli italiani, Marcinelle per esempio, cioè sì. Ci sono tanti episodi di cronaca che noi ricordiamo, perché è sempre giusto ricordare, però questo è passato in sordina, io non ero a conoscenza. Non se ne ricorda nessuno. Infatti. Non ero a conoscenza, quindi sicuramente anche chi ci sta seguendo dalle Marche oltre che dal Veneto magari imparerà un pezzo della propria storia. Anche perché è stato poi un avvenimento talmente importante che ha avuto i funerali di Stato, ecco. Che si sono svolti in questo caso per le tre vittime veneziane a Mestre, il corteo funebre ha attraversato la città, è passato per Piazza Ferretto, è stata una cosa che ha avuto una grandissima risonanza mediatica, era sulle prime pagine dei giornali. Un piccolo dettaglio, che sostanzialmente da quando ha passato il confine, il treno che riportava le vittime, ha fatto una sosta in ogni stazione, quindi da Tarvisio fino a Venezia, e in ogni stazione c'era la gente che andava, portava il proprio pensiero, corone di fiori, tanto che addirittura hanno aggiunto nella carrozza stessa una carrozza in più che potesse contenere le corone di fiori che venivano lasciate di stazione in stazione. Quindi è stato un viaggio davvero condiviso da tutta la popolazione. Mamma mia, ma non solo, ma l'eco continua tuttora, perché quando è uscito il libro. Perché allora c'è stato un periodo in cui non se ne è più parlato, nessuno ne sapeva. Infatti. Però cos'è successo grazie al vostro libro? È successo una cosa veramente commovente, anche che lo strumento di Facebook può essere una condanna, ma può essere anche molto utile per convogliare notizie e informazioni, conoscere anche persone interessate a un argomento. Un capostazione viennese, Thomas Schipper, pronuncio bene, Schipper, che è legato a Mestre perché è in un gruppo di modellismo, di ferrovie, insomma di Mestre, fatalità, ha visto che facevamo la presentazione quest'estate, ci ha scritto, ci ha mandato filmati d'epoca, fotografie inedite che non conoscevamo, moltissime informazioni. Anche il fatto che esiste una vittima in più, che era uno dei macchinisti che si è suicidato dopo tre tentativi, tra l'altro falliti di suicidio perché non sopportava il senso di colpa, il peso di questa responsabilità enorme. Anche se in realtà poi sì, non è che avesse tutte queste colpe, insomma vabbè, sì le aveva, però c'era un concorso di colpa di tante persone. E il giorno del 63esimo anniversario di questo disastro, quando noi abbiamo presentato il libro a Mestre, è andato a Langenwald, alla stazione, ha acceso una candela per ogni vittima, ha messo una corona di fiori, ci ha mandato le foto, insomma è stato molto carino. Vedi. Ecco. Poi magari ci sarà l'occasione per, anche dall'anno prossimo, magari... commemorare. Beh, ci andremo, no? Commemorare ogni anno, ritornare a commemorare, insomma, portare anche questa storia. Sì,
alla conoscenza. E voi avete conosciuto altri familiari comunque? Questo lo deve dire lui. Sì, perché in pratica ho avuto la grande emozione, non è stato un grande onore, era la grande emozione di conoscere quella che i giornali del 1951 definivano la piccola Leda, cioè che è l'unica, definiamola superstite adesso, in vita. Aveva 8 anni all'epoca, ha perso il padre e una sorella, e aveva la madre e un'altra sorella ferita. E sostanzialmente siamo riusciti a trovarlo e a chiedere la sua testimonianza a distanza di 64 anni ed è stata inserita nel libro ed è molto toccante. Dopo io vorrei tornare sulla testimonianza di Leda, però intanto vorrei capire a che punto siamo con la nostra ricetta. Allora, noi adesso, io sto appunto facendo cuocere la salsiccia sgranata insieme alla cipolla, non ho aggiunto nessun tipo di grasso perché appunto è più che sufficiente quello della cipolla. Poi andremo ad aggiungere appunto a fuoco moderato, quasi basso, la ricotta e il gorgonzola che appunto attraverso il calore della salsiccia si scioglierà. Se dovesse essere necessario, togliamo del grassino. Teniamo qualche griglia intero? Sì, tienilo. Vedi che ormai ti conosco. Stavo per fare un disastro allora? No. Teniamo questi, bastano? Sì, dai. Se dovesse essere necessario, togliamo del grasso in più, però questa era abbastanza magra, per cui non è necessario. Non facciamola naturalmente tostare troppo, perché altrimenti si disidrata e diventa stopposa. E allora, mentre noi continuiamo a cucinare, ci prendiamo giusto un minutino di pausa pubblicitaria, poi torniamo subito qui per completare questa pasta golosa. Momento catartico questo, perché è arrivato il momento di scolare la nostra pasta. Sì, di scolare la nostra pasta, se non faccio disastri nel frattempo. Intanto il nostro sughetto goloso è diventato super gudurioso, c'è una cosa veramente da neanche Dante avrebbe potuto immaginarsi, da circolo proprio dei golosi, è che vero? Non si sente il profumo, noi lo sentiamo, ma chi ci segue no. Ma se lo puoi immaginare. Spiegarlo bene, possiamo. Non si può spiegare, bisogna solo mangiare. Una ciotolina per il reparto geriatrico. No. Quella è quella destinata la signora in bianco. Dai. Per chi la vuole in bianco? Sì. No, forse è troppo questa però. Sì, dai. Dopo ingrassa il nostro amico. Va bene. Allora, adesso si... Iniziano le danze. Iniziano le danze. Questo è il passaggio della ricotta. La ricotta l'ha messa a caldo, sì, non a col forno, però col fornello spento. E prima del gorgonzola? Prima del gorgonzola o dopo è abbastanza... Non c'è, no. Cioè, non avete idea. No, non potete avere. Solo il rumore, secondo me. Un attimo di silenzio. Silenzio. Lo spezzo io. Le noci sul piatto dopo o adesso? Adesso. Un po' adesso, qua una bella manciata adesso. Oddio, che roba. Ecco, no, scusate, non parlo. Il nostro medico, secondo me, quando parlerà. È perfetto, questa è una sana alimentazione, proprio. No? È sana, perché i prodotti sono di prima qualità. Lì ci sta. Dobbiamo impiattare, perché altrimenti qui poi hanno troppa fame e vogliono che ci... Magari se posso mescolare in maniera decente. No? E fluvi, mamma! Cosa ti fai? Sì, impiatti. Ma è bello mangiare. Cioè, è bello mangiare. È uno dei piaceri della vita. Perciò, perché privarsene? Insomma, non si dice mica di mangiare tutti i giorni. Insomma, lì a dieta, vero? Sì. Poco. Sì. Sembrava aver capito, eh. Sì, a dieta. Tutti a dieta tranne noi. Vedi come si impianta. Allora, una tanto, quella volta che fai qualcosa la fai bene, dai, basta, appunto. Poi mangi sano, perché è giusto, la corretta alimentazione ci sta, noi lo diciamo sempre, abbiamo il nostro angolo. Adesso capiamo con che vino la associamo? Direi proprio di sì, caro Stefano, direi proprio di sì. Gli
piatto decisamente strutturato, ricco nei suoi ingredienti, con la presenza della salsiccia, del formaggio, questa spolverata finale, e le noci ne danno una complessità molto articolata. Per questo abbiamo cercato un vino fuori del nostro territorio che mi garantisse una buona struttura, una lunghezza gustativa importante. Siamo andati in Campania ed è un Fiano di Avellino, il vino che proponiamo in abbinamento, un vino che al naso subito ci manda dei messaggi relativi al territorio, alla terra, al terreno, questo terreno vulcanico che trasmette mineralità al naso, trasmette grande ampiezza, profondità. In bocca è fresco ma anche decisamente sapido, minerale, salato, quello che mi serve per riuscire ad equilibrare una nota leggermente grassa ed untuosa data dalla salsiccia e dal formaggio e creare un giusto ed equilibrato connubio. Quindi per una volta viaggiamo al di fuori di quelli che sono i vini del nostro territorio, che potete tranquillamente trovare e consultare sulla nostra guida Venezia, che sul nostro sito Ice Veneto vi dà l'opportunità di verificare, di controllare, di cercare i prodotti di qualità del territorio. Per una volta tanto concedetemi anche questo piccolo spazio all'interno del nostro territorio nazionale. Molto bene, eccoci qua con le nostre due ricette di oggi, davvero speciali. Goduriose. Direi proprio di sì. Ilenia, allora. Hai la salivazione un po'. Muoviti. Sei un po' più bassa oggi, adesso, no? Vabbè, non ce l'ho fatta. Allora, facciamo un brevissimo riassunto. Per quanto riguarda i cookies americani, abbiamo amalgamato le farine, i due zuccheri, quindi canna e semolato, con il burro, aggiunto le uova, aggiunto le farine, l'amido e il bicarbonato con un pizzico di sale, poi le gocce di cioccolato, impastato bene. Fatto riposare l'impasto in frigorifero per circa 30 minuti e poi, aiutandoci con due cucchiaini, abbiamo adagiato questi mucchietti ben intervallati e distanziati. Cotto in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 15 minuti. Non superate i tempi perché altrimenti diventano troppo duri. Esatto. E croccanti e non rimangono morbidi. Poi, per quanto riguarda invece la nostra pasta goduriosa e super golosa, abbiamo sgranato le salsicce, le abbiamo fatte appunto sgrassare e cuocere in padella senza grassi, con un po' di cipolla. Abbiamo aggiunto poi, una volta cotte, la nostra ricotta, il formaggio gorgonzola tagliato a pezzettini, questa parte a fuoco spento mi raccomando. Cotta la pasta, scolata e condita con questo sugo molto succulento, poi condito appunto con un trito di noci. E allora queste ricette, anche i video delle ricette, quindi la puntata, lo potete trovare su www.settegoldtelepadova.tv. Vi ricordiamo che abbiamo oltre al sito internet, naturalmente, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, cioè siamo veramente very very social. E io ringrazio i nostri ospiti di oggi, grazie. Per aver scritto questo libro, per la memoria e per la storia. Quindi Annalisa Bruni, Stefano Pittarello, noi ti vediamo tra un po' al TG. Quindi non cambiate canale, eh? Non cambiate canale, adesso lui si toglie il mule e va. Mi porto anche porti anche la pasta se vuoi. Avete qualche altro, non so, io vi lancio un'idea, magari trattare diversi temi importanti di cronaca come questi, sempre col punto di vista giornalistico e col punto di vista della storia. Sono successe tante cose in Italia anche che non sono proprio sempre gli onori delle cronache, quindi andare a scavare un po' nella storia potrebbe essere interessante. Siete una bella coppia. Grazie. Dai, va bene, bravi, bravi. E allora io non mi resta che ringraziarvi, vi ringraziamo come sempre e all'appuntamento per la prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti. Buon appetito. Ciao. Mia. No, era sua.